Qua. Siamo qui oggi in studio a Monza con lo psicologo psicoterapeuta Giuseppe Iannone. Ciao Giuseppe. Ciao Manuela, un piacere avervi qui. Piacere. Io leggendo un po' le tue informazioni, vedendo anche le comunicazioni che tu fai sui social, perché sei molto attivo sui social, sulla tua professione, non ce ne sono tanti di psicologi, psicoterapeuti che trattano queste tematiche come le tratti tu, anche a livello proprio comunicativo molto, molto fresco, quindi a disposizione di tante persone. E scorrendo ho visto questa tua nuova creazione. Momento reclamo. Esatto, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Come facciamo appunto vedere guarire dal panico con la psicoterapia. E da lì, infatti, voglio capire con te, che sei proprio professionista, che hai vissuto in prima persona questo problema, l'hai studiato e vuoi guarire le persone, cosa consiste la psicoterapia per guarire da un attacco di panico? Mm-hmm. Cosa, se una persona ha questa problematica, cosa deve fare? Come funziona la terapia? La tua terapia, perché sì, poi ce ne sono diversi, immagino. Certo, certo, ci sono diversi orientamenti psicoterapici, in effetti. Come lavoro io? Di solito nelle prime 2-3 sedute si fa un po' quello che viene chiamato l'inquadramento diagnostico. Questa fase è importantissima perché? Perché spesso il panico viene confuso con altre patologie. Tipo? Tipo l'ipertensione arteriosa, per sì? esempio. Okay. O tipo una anomalia all'apparato vestibolare, anomalie all'apparato visivo, quindi prima di dire si problematiche tratta di fisiche, panico, sostanzialmente. Problematiche fisiche, okay. O altri sintomi che possono mimare i disturbi del panico, le tachicardie, le aritmie, eccetera, eccetera. Quindi prima di parlare di panico occorre una buona diagnosi che vada ad escludere tutte le condizioni mediche ma anche psicologiche che possono somigliare al panico ma che panico non sono. Esatto. Quindi per fare questo in genere si fa un inquadramento anamnestico e diagnostico che dura più o meno 2-3 sedute. Dopodiché si parte all'attacco, quindi okay. Si parte all'attacco del disturbo. Se di disturbo di panico si tratta, allora c'è tutta una serie di... c'è in realtà un metodo ben preciso attraverso il quale appunto la persona, con incontri che vanno da 1 a 2 al mese, inizia a lavorare sul disturbo di panico. Ah, 1 o 2 al mese, quindi sì. Non quelle sedute settimanali? No, che non okay. Ce n'è bisogno. Per me la psicoterapia è come andare dal nutrizionista. Io non devo andare dal nutrizionista ogni settimana. Dal nutrizionista ci vado una volta al mese, la dieta viene impostata, dopodiché a distanza di un mese, tra una seduta e l'altra c'è da lavorare, perché poi gran parte del cambiamento avviene tra una seduta e l'altra, piuttosto Chiaro. Che in seduta. Quindi in seduta si danno un po' le istruzioni per sì. l'uso, dopodiché la persona, tornando nel mondo della vita, mette in pratica tutta una serie di accorgimenti, ma anche una rinnovata comprensione. Una consapevolezza, quello, giusto, confrontandosi con te. Sì, sulle cause che possono originare il sì, panico. Che magari loro da soli non riescono ad arrivarci, no, quindi attraverso magari dei racconti o comunque delle cose che tu riesci a percepire attraverso la loro comunicazione verbale non, apprendi tu come puoi aiutarli a trovare loro la soluzione, giusto? Certo, certo. La prima cosa è individuare le cause del panico, altrimenti è come, dico sempre, come prendere un'aspirina restando sotto la pioggia, non si guarisce mai dal certo. panico in questo modo. Sì. Io so che tu panico tratti anche ansia e depressione, corretto? Corretto. Discorso ansia e depressione, ultimamente sto vedendo sia su al di là dei social, tu comunque molto seguiti anche dai ragazzi, tante persone che ne stanno soffrendo molto di più rispetto a prima. Quindi dal tuo punto di vista è una cosa che mi confermi o... Sì, i numeri parlano chiaro, disturbi d'ansia, disturbi depressivi sono in forte aumento, soprattutto anche dopo la pandemia. Vero è anche che, come dicevi bene tu prima, c'è un'attenzione maggiore adesso al fenomeno, se ne parla di più, quindi ecco, non è che prima del, non so, 2020 disturbi d'ansia o depressivi non esistessero, però diciamo anche la pandemia ha un po' contribuito a slatentizzare anche la cura dei disturbi, sia d'ansia che depressivi. Oramai rivolgersi ad uno psicologo online o in presenza non sta diventando più un tabù. Infatti era questa proprio la domanda che io avevo segnato, era discorso psicoterapia
presenza, psicoterapia online. Parliamo di una psicoterapia serie A, psicoterapia serie B? Ok. Sì, no? No, in realtà cambia soltanto il mezzo attraverso il quale viene erogata la psicoterapia. Io lascio sempre decidere alla persona che si rivolge a me quale delle due opzioni preferisce. Uh-huh. Ovviamente se ci sono motivi di distanza lì si va con la psicoterapia online. Tante persone switchano anche da una modalità all'altra. Per esempio mi dicono voglio incontrarti la prima volta in studio. Poi continuiamo online. O può succedere il contrario, o persone che viaggiano molto vengono un po' in studio, un po' ci vediamo online, eccetera. Spesso la paura di fare psicoterapia online è la seguente. Sarò più intimidita, parlerò di meno. No, in realtà non è così. Anzi, è stato studiato un effetto psicologico che si chiama online disinhibition effect. Addirittura... Okay. L'utilizzo del mezzo, dello smartphone, del computer che sia, può provocare un effetto di disinibizione, per cui le persone iniziano a raccontare perché si sentono quasi più protette dallo schermo e perché poi la psicoterapia si svolge in un setting che è sia un ambiente comodo per chi sta dall'altra parte della telecamera, perché può farla a casa sua, può farla in qualsiasi luogo dove abbia un po' di privacy, e ovviamente c'è tutto un abbattimento di costi legati al tempo. Vero, per confermo, il trasporto, trovare parcheggio, il biglietto dei mezzi, eccetera eccetera. Quindi si è molto fruibile la psicoterapia online. Certo, e questo è un plus che io do a psicologi, psicoterapeuti come te, giovani dico, perché quelli un po' più abituati alla psicologia, psicoterapia tradizionale, sono un po' contrari a questo discorso della comunicazione a distanza, per il semplice fatto che la persona che magari ha attacchi di panico, ansia, depressive, il confronto a distanza si nasconde nella sua abitudine di non uscire di casa, di non confrontarsi, e quindi lo psicologo tradizionale utilizzava quel mezzo della fisicità per spingere la persona ad andare oltre. Questo è quello che appunto io ho visto da altri psicologi. Certo, no, questa qui è una cosa intelligente in realtà. E a dirtela tutta, se il nascondersi dietro lo schermo diventa un modo per cronicizzare la patologia, sono io il primo a invitare il paziente in studio. E questa è una cosa che vedi tu, capisci tu dalla persona. Sì. Dall'altra parte ci sono casi così gravi di disturbo di panico, specialmente quelli con agorafobia, con claustrofobia o con depressione in comorbidità, in cui la persona davvero fatica a uscire non soltanto di casa, ma addirittura alzarsi dal letto. Allora a quel punto fare psicoterapia online può rappresentare un primo step per iniziare a produrre un cambiamento. Chiaro. Da lì poi ecco, un compito terapeutico può essere anche quello, allora dalla prossima volta ci vediamo dal vivo, certo, in seduta, cioè in studio. Un'altra domanda che volevo chiederti, era più o meno il range di età dei tuoi pazienti, da che età a che età si rivolgono a te, nella media, senza sapere bene nello specifico? Io tratto adulti, mi verrebbe dire più o meno dai 20 anni ai 65. Ok, sì. Ok. Quindi è molto variegato. Variegato. Sì. E noi abbiamo parlato di te legato a discorso disturbo panico, ansia e depressione, però tu hai un'altra specializzazione, corretto? Sì, mi occupo anche di problematiche di coppia e di disfunzioni sessuali, quindi lavoro anche molto con le coppie e con individui che hanno appunto disfunzioni sessuali, nei maschietti per esempio problematiche di eiaculazione precoce, ritardata, disfunzione erettile, quindi difficoltà a mantenere o raggiungere l'erezione, nelle donne anorgasmia o dolore genitopelvico alla penetrazione. Quindi sì, seguo anche questa fascia di popolazione. Sì. Bene. Ti volevo anche dire un'altra cosa legata proprio a questa tematica. Discorso Covid, discorso relazioni, coppia e altro. Quello che è successo nei due anni e mezzo di Covid, dove siamo stati tutti chiusi nelle case e dove c'era quella costrizione relazionale di coppia, di convivenza piuttosto che nello stesso matrimonio, abbiamo visto a livello numerico
la rottura di diverse relazioni. Alcune sono durate, altre invece hanno raggiunto l'apice e si sono separate. Sì. Perché? Sì. Com'è stata secondo te questa la causa di questa situazione? Proprio il chiudersi dentro? Secondo me il Covid, il lockdown più che il Covid ha funto da... Sì, il Covid, esatto, sì, il lockdown. Sì, da amplificatore per problematiche che già esistevano nelle coppie. Le coppie che sono esplose, che si sono separate, sono quelle che già qualche problemino prima del lockdown lo avevano già. In altri casi felici, le coppie addirittura sono uscite più rafforzate dall'aver condiviso queste esperienze insieme ed essere stati l'uno per l'altra spalla. Quindi lì credo stia anche all'intelligenza dei singoli individui all'interno della coppia capire che se si è costretti, per esempio, a volte anche in un monolocale, in due, per settimane, se non addirittura mesi, è importante che ognuno riesca a trovare per quanto possibile anche i propri spazi per staccarsi dall'altro e cercare di non vivere troppo in simbiosi, perché questo credo sia stato l'elemento principale. Chiaro, magari in una non chimica perfetta, perché quella non la puoi trovare in qualsiasi coppia, ma quando magari questa chimica non c'era e c'erano già delle problematiche a monte, questo ha iniziato col discorso anche magari legato ai figli, che non è la causa, ma sicuramente ha aumentato una situazione di stress e altro, questo è quello che è il risultato. Una cosa che abbiamo notato è che in una città come Milano, Milano, il numero dei single è altissimo. Mm-hmm. Single, papà single, mamma single, famiglie allargate. Le relazioni possono, visto che tu le vivi dall'altra parte, possono ancora secondo te funzionare dal 2023 in poi con tutte le dinamiche che si sono create, le problematiche? Mm-hmm. La comunicazione diversa, i famosi social che sappiamo che vanno bene e vanno male, qual è la tua visione da questo punto di vista nelle città grosse come Milano e comunque quelle internazionali? Mm-hmm. Credo sia una nuova sfida quello di aprirsi all'impegno di una relazione. Oggi social, le varie app, anche quelle di dating, offrono un modello consumistico delle relazioni. Quindi posso virtualmente incontrare 100 persone al mese, prendere il bello che c'è da ogni persona, da ogni relazione, utilizzarla per fin quando mi va, fin quando sento le farfalle nello stomaco, poi via, la butto. Perché? Perché c'è subito pronta l'altra. Quindi un'eccessiva disponibilità poi può causare una sorta di disimpegno delle relazioni, quindi si vive molto più in superficie rispetto. Sì, perché questa è proprio la realtà, la tematica dell'usa e getta, ma questo in tante situazioni, sia di cose che relazioni, e questo lo si vede, l'abbiamo notato, lo noto io in prima persona, appunto nelle grandi città. Ancora Giuseppe su di te, so che una tua passione l'hai trasformata anche questa in un'attività di lavoro ed è appunto l'autodifesa. Sì, infatti insegno difesa personale a Milano ormai da 12 anni e la scuola si trova in via Belle numero 8, quindi in zona Gorla, ed è un approccio interessante perché assieme alla parte di difesa personale c'è anche tutta un'area legata alle tecniche di rilassamento, di respirazione, anche per ansia, panico, stress e paura. Fai anche dei workshop dedicati per questo? Sì, il prossimo sarà il 17 giugno, Parco Sempione a Milano. Ok. Sì, durerà un po'. E allora ti verremo a trovare. Andiamo a intervistarlo magari sul posto e vedremo un po' come sarà la camera. Vi aspetto.